Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Ça bouge en Bourgogne-Franche-Comté. Rendez-vous pour la troisième édition du Festival des solutions écologiques. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez près de chez vous plus de 200 projets écologiques soutenus par la région. Et venez échanger avec des experts nationaux à Besançon, Dijon, Nevers, Montbéliard et Tournus. Débat gratuit sur inscription. Programmation complète du Festival des solutions écologiques sur jeparticipe.bourgogne-franche-comté.fr. jeparticipe.bourgogne-franche-comté.fr. On compte sur vous. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Ed eccoci finalmente arrivati al tanto atteso mixtape, che mixtape non è, però è un mixtape per attitudine, lo aspettavamo con ansia, poi oggi il documentario su S Magazine, i brividi nel rivivere proprio quella roba là, la tracklist che adesso abbiamo visto c'ha dei featuring giusti, le canzoni che ho dato un ascolto rapido e che goduria, proprio che goduria, e ovviamente devo fare una traccia, quale faccio? Io leggo Noiz Nar, se permettete vado lì. Ragazzi, questo disco è una bomba, si capisce da subito, da un minimo ascolto si capisce che tu sto disco lo metti in play, te lo ascolti tutto e non dici una parola, come i Negramaro, per citare il Guercio, che ti prende un flow in ogni traccia che sa tanto di squalo. Vi ricordate Squalo, il brano? Che fu una rivoluzione come flow, che parlava come se aveva una patata in bocca e dice: ma che ha fatto il Gue? Sei impazzito? E infatti lì non rappava proprio, prendeva molte pause, invece qui ti rappa in faccia con quel flow là. Ed è rivoluzione, ed è un Gue 2.0, 3.0, 5.0. Ci sono degli slang puramente suoi, giochi di parole che chi conosce sa. E poi questo rit che io lo vedo come una sua maturazione interiore, cioè io non amo, io non odio, sono cazzi miei. Mi viene in mente il Guercio che invece invita la donzella a frequentarlo e poi te l'hanno detto che sono un bastardo, invece qui è direttamente un no, lasciami stare. Cioè è una stupidaggine questa, però ti fa capire l'evoluzione di Gue in questa metafora, che però è anche stilistica oltre che sentimentale, che poi è una rima, è una stupidaggine, non sappiamo la sua vita reale, però ti fa capire proprio il cambio di approccio alla scrittura. Non è il Gue che ti scopa e ti dice perché non esiste il teletrasporto, è il Gue che ti dice non mi rompere i coglioni, sai quello che e mo che vuoi, è quello che avverte, non è aria. E la strofa è una mina, vola, ma sto mixtape, ragazzi, è proprio fluido, ti va, vum vum, sei lì. Poi vabbè, c'è Jamie Tights, per carità, mi piace il flow, mi piace l'attitudine, l'ho risentito un attimo come ai vecchi tempi, ma come al solito non mi ricordo manco una rima. Cioè, Jamie Tights deve fare un attimo un corso di stile di scrittura, perché non dice più nulla di interessante, anche in esercizio di stile parlo, non sto a parlare di contenuti, ma è da quello che vi consiglio volume 2, probabilmente, che non dice, non fa una rima degna di nota, al di là delle belle canzoni che ne ha fatte, ok, apprezzo l'attitudine sulla traccia, e poi vabbè, comunque magari il problema è che sta in mezzo a due mostri sacri, cioè un Gue che in sto mixtape si è rotto il cazzo e ci piace, è un Noiz che ti riapproccia una strumentale come piace a lui, è già solo la partenza, i brividi, cioè la partenza, ragazzi, considerando che lui ha dichiarato che non farà più dischi, e io non ci credo, pesa, cioè lui sembra che da una vita, è dal primo disco che vuole smettere, che un attimo, perché si sente da questa strofa, lui ti vuole comunicare che fare questa musica è dolore, è sofferenza, mi gira tutta quanta la stanza d'albergo, mi so fumato tutto quello che c'avevo in serbo, dici il dolore è sempre l'unica cosa che cerco, il mio cuore è l'ultima cosa che cerco, l'alcol che ti calma e poi ti innervosisce, mi fa impazzire sta frase, perché ti fa capire a fatti concreti, no, il down, cioè Noiz non è più il Noiz che dice ah mi strafaccio non penso, è il Noiz che dice che palle, se mi basta che mi ubriaco e il giorno dopo c'ho il down e mi rompe il cazzo e veramente voglio che il mondo esplode.
Ragazzi, il modo in cui Noyz prende sta strofa si vede che la piada sul serio, si vede che ha detto mo ti faccio la strofa della Madonna. È lui, sono loro, Guè e Noyz, anche Jimmy Tights sono loro. E sono quelli che hai sempre sentito, sono quelli che ti hanno fatto innamorare di loro, artisticamente parlando. E l'hanno fatto bene, l'hanno fatto veramente in una versione moderna ma vecchia. Questo è Fast Life Mixtape, ragazzi. Questo è Fast Life, vita veloce, e lo percepisci. Non immaginavo che si potesse fare una versione 2021. E con questa canzone capiamo perfettamente il concetto. Quindi io stacco, vi saluto, mi metto in cuffia disco che me lo voglio ascoltare tutto, eh. E dovreste farlo anche voi.